Matteo Dusconi, direttore generale di Assonautica Taranto. Un accordo di programma tra Assonautica ed amministrazione comunale che vuole promuovere innanzitutto l'economia del mare nelle sue varie derivazioni. Esatto, noi dobbiamo valorizzare i prodotti di eccellenza del nostro territorio per far sì che i porti siano aperti sul territorio e il territorio si apra sui porti. Noi abbiamo bisogno di incrementare il turismo nautico può essere uno di quelli, può essere un volano, perché come è noto il mare unisce le terre che divide, quindi fondamentalmente dobbiamo porci su questo mare, sui tre mari che abbiamo e valorizzarli, unire le forze e quindi in questo momento fare un protocollo d'intesa con il Comune di Taranto è il primo format che abbiamo fatto come Assonautica Italiana in Italia. Nello specifico quali iniziative sono in cantiere? In programma? Sì, sì. Allora, le iniziative sono globali, nel senso che noi abbiamo un calendario di manifestazioni in Italia e all'estero dove porteremo con noi Taranto e porteremo con noi, diciamo, il pacchetto delle risorse culturali, artistiche, paesaggistiche, enogroalimentari, artigianali di Taranto. Cioè dobbiamo portare insieme a noi un pacchetto che possa rappresentare Taranto al meglio e far parlare di Taranto in maniera positiva. Noi siamo positivi, siamo gente che va per mare, quindi non dobbiamo fare solo... Non solo le promesse di marinaio, parlando di mare, scherzo naturalmente. No, no, non abbiamo promesse di marinaio da fare perché vogliamo fare, noi abbiamo sempre fatto e portiamo la cambusa di Assonautica, come sapete, c'ha 10 anni, l'abbiamo, diciamo, prodotta e brevettata 10 anni fa, nel 2006. Abbiamo fatto migliaia di chilometri nel mondo, abbiamo portato la cambusa di Taranto e della provincia di Taranto nel mondo. Possiamo ancora continuare su questa linea, però adesso dobbiamo istituzionalizzare, diciamo, le nostre forze e soprattutto collaborare in maniera ufficiale, formale e anche definitiva.